che ormai stia dando favore sempre più spesso, oggi parliamo di giovani e legalità, la presenza di Tana Grasso molte volte, anzi in molti tempi, è stata a questo seguito sempre ad attentati, a azioni di violenza. Oggi invece parliamo per cambiare culture. Infatti, dice bene lei, io vedo la mia presenza in questa città bivalente, cioè da un lato è la conseguenza di una situazione grave, perché non c'è dubbio che qui a Foggia c'è una situazione grave che riguarda in particolare gli operatori economici per i fenomeni di criminalità organizzata, ma dall'altro lato allo stesso tempo è sintomatica di un tentativo, uno sforzo di rivolta faticosissimo, ancora oggi in embrione, che si sta mettendo in gioco. Io vorrei che la mia presenza si caratterizzasse soprattutto per questa seconda faccia, sapendo che purtroppo, ed è la cosa che a me più di tutti mi ha impressionato negativamente, c'è un livello di omertà forte, radicato, antico. A me stupisce che anche di fronte agli attentati, anche di fronte all'intimidazione, invece è in una situazione in cui, perché questo è il fatto nuovo, una situazione in cui oggi le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, autorità giudiziaria, a un fischio arrivano, cioè sanno essere vicinissimo ai commercianti, con la sponda dell'associazione anti-racket stupisce che ci sia questa omertà, che il commerciante che riceve l'attentato, che riceve l'intimidazione, dice no, non è vero, non ho ricevuto nulla. Questo è il grande problema di Foggia. Il ruolo dei giovani è un ruolo strategico, perché bisogna rompere questa mentalità, scompaginare un modo di concepire la vita, e i giovani sono i soggetti che più di tutti possono aiutare a rompere questo meccanismo. Una domanda che è emersa anche alcuni mesi fa, però non ho ancora trovato applicazione tra il Foggia. La comunicazione istituzionale, bisogna lavorare ancora molto perché migliori questa comunicazione. No, ma non è questo un problema, il problema è, secondo me è molto più semplice. Io ad esempio sono diffidente quando a seguito di ogni atto di criminalità si invoca un'emergenza, forze dell'ordine, la necessità di più presenza. Non è questo il problema. Qui se lo si volesse, questa città potrebbe diventare libera in pochissimo tempo. Basta che si spezza questo mercato. Se i commercianti subiscono l'attentato e non parlano, è chiaro che si ha un rafforzamento del potere di controllo dell'organizzazione mafiosa, della società foggiana. Questo è il punto. La storia è molto più semplice, ma in questa sua semplicità è molto difficile riuscire a scompaginare e a creare un varco. Noi esistiamo per questo. Quindi la formazione in questo contesto, che cambiamento può dare? Cosa davvero c'è? I ragazzi devono fare avvertire alla città di Foggia che loro che hanno più sensibilità e più passione, per loro è incompatibile una città che convive con la mafia. Questo devo dimostrare, essere elemento di rottura in questo. Oggi il sistema giudiziario italiano, la lentezza del sistema giudiziario italiano può favorire questa... Sì, le garantisco di sì, anche perché ho avuto modo in questi mesi, in questi anni, di frequentare la provincia di Foggia, di veramente, voi avete la fortuna di avere forze dell'ordine, di avere poliziotti, carabinieri e guardia di finanza veramente all'altezza, veramente all'altezza. Io che giro tutta l'Italia dico è questa grande fortuna, avete la fortuna di aver avuto un grande prefetto sostituito da un altro grande prefetto, avete questa grande fortuna. Oggi non ci sono altri per nessuno, questo fronte, questo argomento non può più costituire che un altro. Certo, è un altro elemento di avvicinare le istituzioni, poi alla fine è tutto qua, l'elemento di svolta poi è la fiducia nei confronti delle istituzioni. Le sollecitazioni politiche che svolge un altro ruolo da questo punto di vista. Ciao, arrivederci.